Buongiorno a tutti, mister Dionigi è pronto per rispondere alle vostre domande. Intanto vi dico che apprezziamo il fatto che siate così tanti il 13 agosto a metà mattinata, vuol dire che c'è grande interesse per il Cosenza, così da parte dei tifosi, che sono già 630 e la prevendita chiude, se non erro, questa sera alle 19. Cominciamo la conferenza stampa, chi comincia? Franco? Prego, Franco Segreto, Corriere dello Sport. Grazie e buongiorno mister. Allora, io vorrei partire dal fatto dell'amichevole di Cascia col Benevento, e potrebbe essere un vantaggio, se di vantaggio si può parlare, avere già incontrato questa squadra, quindi aver capito il sistema di gioco, averla incontrato sul campo, i punti deboli e i punti forti per il Cosenza, e se sì quali, grazie. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, penso che è un amichevole che abbiamo, Franco, già dimenticato. Sicuramente le due squadre hanno mostrato cose diverse da quelle che ci saranno domani, anche noi, quindi non, penso c'è poche indicazioni da prendere da quella partita. Noi abbiamo onestamente non solo quella, ma dopo quella fatta dopo, già Bologna è già archiviata, dobbiamo ragionare, l'ho detto ai ragazzi, non dobbiamo essere felici di aver perso giocando una buona partita col Bologna. Dobbiamo sempre avere la voglia di portare a casa il risultato, pur tenendo presente che abbiamo fatto ottime cose a Bologna, quindi è già tutto rimosso. Walter Leone, Gazzetta dello Sport e tifo Cosenza. Intanto buongiorno. No, volevo un po' soffermarmi su quella che dovrà essere un po' la costruzione del gioco della squadra, considerato che a Bologna, secondo me, complessivamente si è vista una buona squadra che è mancata, come diceva pure lei, negli ultimi 16 metri. Evidentemente nella costruzione del gioco c'è ancora qualcosa da migliorare. Vorrei capire bene l'utilizzo dei centrocampisti, perché Voca l'abbiamo visto molto a protezione quasi della difesa, mentre Florenzi viene sguinzagliato lì davanti sulla linea dei tre quarti. Si continuerà con questa idea oppure è soltanto una situazione del momento, considerato che è arrivato un calciatore Brescianini con caratteristiche un po' più da pura mezzala? A Voca, allora, sulla partita, sullo sviluppo, penso che noi abbiamo, tornando alla partita di Bologna, abbiamo manovrato molto bene, ma forse anche troppo abbiamo manovrato, quindi la manovra c'è stata ben precisa. Siamo mancati nella fase finale, perché comunque avevamo una squadra che ha fatto una partita tosta, perché veniva da alcune sconfitte, e poi onestamente ci ha un po', non dico sorpreso, però aveva sempre giocato contro tutte le altre squadre a livello europeo contro attaccanti puri. Quindi ci aspettavamo un 3-4-3, invece ha levato un attaccante e ha giocato con un centrocampista in più in Bologna. E quindi non era facile sviluppare ancora di più. Per quanto riguarda la posizione dei nostri centrocampisti, se avete notato, varia. Cioè, ora ha quasi sempre giocato Voca l'abbiamo visto tante volte a play, tante volte a mediano e tante volte a mezzala. Non c'è un ruolo definito nei movimenti dei nostri centrocampisti. Variano spesso anche in base al modulo che andiamo ad affrontare, quindi non sarà sempre la stessa posizione dei Florenzi, D'Urso, Brescianini, Voca, Vallocchia, Congolo, quindi non è problema di dove metterli, dipende dalla partita e spesse volte dalla squadra che andiamo ad affrontare. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buongiorno. Entro a bomba sul capitolo formazione, visto che un po' in parte lo abbiamo accennato. Non so se sul capitolo formazione, non so se ci sono o meno dei dubbi. Uno potrebbe essere quello inerente all'esterno basso di sinistra. Volevo capire a questo proposito come sta la Vardera da un punto di vista fisico, se sta pensando alla riproposizione di Panico, oppure se pensa anche eventualmente di giocare con Martino a piede invertito. Ma guarda, allora, io sono un allenatore che mi porto sempre non un dubbio, e sarà così tutte le partite. Io ai ragazzi l'ho già detto, c'è la formazione
La sanno poco prima di entrare. Anche oggi abbiamo provato due o tre soluzioni con due barra tre dubbi in alcuni ruoli, ma come è giusto che sia, anche perché sennò devo tenere tutti sulla corda, perché ho sempre qualche dubbio, perché dipende sempre dalla squadra che affrontiamo. Per quanto riguarda sulla domanda specifica sulla parte mancina, io penso che Panico dobbiamo sempre capire chi abbiamo incontrato l'ultima partita. Aveva un cliente che era De Silvestri, un giocatore importantissimo, secondo me ha fatto una buona partita per quelle che sono i valori che c'erano in campo. È stato diligente tatticamente, si è proposto quando ha proposto qualcosa, ma non solo lui, l'ha pagata tutta la nostra squadra da un punto di vista della prestanza fisica, questo è senza ombra di dubbio. Quindi il fatto di poterlo rischierare o no, sicuramente lui come altri due, tre che sono in ballottaggio c'è, però poi lo decidiamo o perlomeno cerchiamo di capire anche le notizie che arrivano dalla squadra sempre che andiamo ad affrontare. Sulla Vardera ha chiesto Danilo come sta. Ora, la Vardera è un giovane che noi abbiamo deciso con la società di tenere con noi, lui come altri due o tre. Già questo penso sia stato un lavoro fatto da me, dal mio staff e insieme al direttore di importante, no? Cioè il fatto di voler aggregare gente che casomai giovani cresciuti nel Cosenza, di poterli tenere con noi, penso sia già una scelta importante che abbiamo fatto. Questi giovani ce n'erano certi che avevano bisogno di andare a giocare e certi che hanno bisogno di crescere, ma non è il pensare di proporli alla prima giornata di campionato, in un campionato dobbiamo essere sempre realisti, sono giovani che hanno bisogno di crescere con noi, mi riferisco a Prestiani. Prestiani è in Coppa Italia, l'ho messo dentro, l'anno scorso Prestiani giocava in semi Serie D, forse anche una squadra retrocessa dalla D all'eccellenza. Però questi ragazzi hanno bisogno di un percorso, perché poi la foga di farli per forza, rischiamo poi in un ambiente importante come Cosenza di poi fare l'effetto contrario. Cioè io sono per il giovane, mi piacciono, se vedete non ho problemi a metterli dentro, però hanno bisogno di una crescita, perché altrimenti poi si rischia il KO e allora non sarebbe giusto. Prego. Ma Martino lui è un jolly difensivo che ci può permettere di giocarlo sia da terzino destro sia da terzo di difesa e anche dalla parte opposta. Ti ripeto, molto nella scelta dipende sempre dalla squadra che andiamo ad affrontare. Molto probabilmente con un punto di riferimento fisso potrebbe essere dalla sua parte, spostando la sinistra, potrebbe essere un'idea. Non avendo un punto di riferimento fisso bisogna, secondo me, optare per qualche altra soluzione. Piero Giorgiorno, il DOT. Sì, salve mister. Al di là della buona prova di Bologna, oggettivamente l'Arrivei è sembrato un po' troppo solo lì davanti. Invece è meglio, a mio avviso, negli ultimi 10 minuti, quando lei ha proposto il doppio centravanti con Zilli e Butic, dove abbiamo creato delle mischie, dei calci d'angolo. Cioè, questa è una soluzione della doppia punta che può essere riproposta o insisterà col modulo di partenza suo? Grazie. Ma la soluzione dell'Arrivei con il Bologna era data perché avevamo scelto di avere un po' più manovre in mezzo al campo, quindi perdendo un po' più là davanti. Nelle altre partite, nelle altre amichevoli, penso che ha trovato il gol, ha trovato varie altre soluzioni dove sono stati miracolosi i portieri. Ti ripeto, non è una dipende dalla partita. Io preparo le partite in base molto in fase di possesso, in base agli avversari. Quindi ci sono partite dove ci sarà più giocatori in una certa zona di campo, altri in un'altra. La soluzione dei due attaccanti è una soluzione che tengo in considerazione e che abbiamo fatto in una partita che dovevi recuperare, oppure anche in alcune partite che stiamo vincendo, il fatto di tenere due attaccanti alti, questo va molto nella lettura della partita. Ti ripeto, io non sono un allenatore che si fossilizza sui moduli. Cioè siamo passati a 4, abbiamo difeso a 3, no, quindi non è dipende molto da come si vive il momento in cui ci veniamo a trovare durante la partita.
quindi è una soluzione dei due attaccanti che sicuramente rivedremo. Alfredo Nardi, Quotidiano del Sud. Salve mister, buongiorno. Nella consapevolezza che non si è naturalmente, ma nessuno lo è ancora al top, sì. Sotto i vari profili, quello caratteriale, quello tecnico, quello tattico, cosa si aspetta per domani, cosa ha chiesto alla squadra? E poi se mi può rispondere, anche se è una domanda da fare forse al direttore, state ancora aspettando Cavion? Partiamo da cosa mi aspetto da Benevento. Io ho visto una squadra che sta crescendo a piccoli passi, cioè se io vi devo dire che a Benevento o quella dopo o ad agosto ho raggiunto quello che ho in testa, vi racconterei delle bugie a voi e non è il mio modo di... Quindi non ci sarà ancora, ci sarà ancora tanto lavoro. Perché? Perché quando penso si cerca di costruire un tipo di gioco dove prevede sia a livello tattico, offensivo e difensivo del lavoro, il tempo ci vuole. E questo non è mettere nessun tipo di mani avanti, perché vedete, quando sbagliamo 10 minuti lo dico, quando si gioca meno bene lo dico, se perdo la partita dico Bologna, ho detto abbiamo perso, ha meritato il Bologna, però abbiamo fatto una buona partita. Quindi non sicuramente, però voglio vedere sicuramente una crescita sempre maggiore da un punto di vista dell'intensità fisica, perché noi purtroppo per motivi già detti non abbiamo disputato un gran numero di partite. Le prime due non le conto con le squadre, di partite diciamo vere alla fine se ne è fatta una, che è quella col Bologna, un po' più era sull'agonismo la partita col Francavilla, però diciamo il resto era ancora tutto un embrione, no? E quindi mi aspetto una crescita dal punto di vista dell'intensità, l'atteggiamento deve sempre rimanere quello utilizzato fino adesso, sia quando si va in vantaggio quando si va in svantaggio. E per quanto riguarda ora del mercato, oggi io ti dico la verità, il giorno prima della partita, alla vigilia del campionato, mi sembra corretto oggi non parlarne, però sappiamo che la settimana prossima sicuramente ci saranno delle novità. Però se sulla specifica del giocatore che mi hai chiesto, ti rispondo sempre con la domanda con la risposta delle motivazioni. Chi ha voglia di venire deve venire motivato, quindi la risposta è questa qui, tra le righe. Altre domande? Marco Chiappetta. Mister, buongiorno. Allora, ritornando al Benevento, si aspetta una squadra grosso modo sulla falsa riga di Cascia, oppure già quella partita dal tecnico Caserta era stata un mischiare in vista della appunto prima giornata? E poi colgo l'occasione, una sua emozione, un suo parere a riguardo della presentazione, il primo contatto che ha avuto con il pubblico di Cosenza mercoledì scorso? Allora, l'abbiamo detto un po' all'inizio su Benevento, è una partita che non fa testo, non faceva testo, cioè serviva per mettere minutaggio, è già dimenticata, cioè io nemmeno l'ho presa in considerazione nel prepararla, non me la sono nemmeno riguardata, perché sapevo che sia da parte loro che da parte nostra c'erano cose completamente diverse. Invece l'emozione dell'altra sera è stata piacevole. Anche l'affetto, anche diciamo nei miei confronti un'accoglienza. L'accoglienza. Mi ha fatto piacere. Ti ho detto, quando torna quello, quando sono venuto qua, non ho mai preteso niente, me lo devo conquistare. Piano piano so che ci saranno dei momenti dove prenderò le critiche, dei momenti dove sarà apprezzato, però. Ti ripeto, io vengo in secondo piano, vengo in secondo piano, quelli che vengono in primo piano sono i ragazzi, è giusto che stiano sempre vicino a loro, io faccio parte di quella categoria che se vinco sono bravo e se perdo non sono bravo. Quindi lo so, mi interessa che l'ho visto nella gente, che sono stati vicini ai ragazzi, i ragazzi stanno cercando di creare, stanno cercando, perché la parola... A crearla ci vuole del tempo, stanno cercando di creare un gruppo prima di lavoro, che è la cosa principale, e poi di unione fra di loro. I risultati servono sempre per cementare quello che abbiamo detto. Chiudiamo con Franco Segreto, lo Sport.
Mister, volevo sapere di Brescianini, come è sì. arrivato Brescianini, in che condizione, se si è allenato col Milan e come procede il suo inserimento nel gruppo Cosenza. Giusto, allora Brescianini è per fortuna è uno di quei giocatori che da dove è venuto ha lavorato in una società che gli ha permesso di fare una parte importante del ritiro. Poi è normale che ogni società di alto o categoria o più bassa lavora chi in un modo e chi in un altro, quindi poi c'è la fase di adattamento a come lavoriamo noi, giusto no, nostro, sbagliato quell'altro, viceversa, oppure tutti i modi sono giusti ma noi lavoriamo in un certo modo. Ha fatto una settimana di adattamento, quindi penso abbia bisogno ancora di un pochettino, però l'ho visto, sono rimasto contento perché è più avanti di quello che pensavo. Ora deve, ma non Brescianini, come è successo per Meroni, con quelli che sono arrivati dopo, deve capire, entrando in un sistema di gioco dove prevede del ragionamento, dei movimenti, delle letture, c'ha bisogno di ancora di quella settimana per immagazzinarne un po', tenendo presente che i ragazzi che ci sono adesso è un mezzo e mezzo che tutti i giorni fanno quello. Nadino Perri. Mister, tornando alla partita di Bologna, il Cosenza è arrivato 20 volte al cross ma ha mancato di precisione. Bravo. Questo è uno degli aspetti che forse ha considerato in settimana. Sì, ma io quando ho detto che noi siamo arrivati, cioè a volte io capisco perché ci si fa prendere, se uno fa la parata, poi a volte la parata potrebbe essere uno, prendo anche, mi fanno 5 tiri da fuori area ma hanno tirato in porta, sì, però da 30 metri, cioè dipende, vanno sempre analizzati i dati. Io ho detto, e mi conforta il dato che io conoscevo già, noi siamo arrivati 20 volte, quanti sono? 20 volte al cross. Arrivare 20 volte al cross con una sconto una squadra di Serie A e vuol dire che tu hai manovrato. Infatti io gli ho detto, secondo me la manovra è stata ottima. Siamo stati poco lucidi in quello, però la lucidità tante volte viene anche da una condizione che loro avevano migliore di noi, perché avevano fatto partite internazionali, e quando vai a giocare all'estero i ritmi sono molto più alti. Per noi è stato un banco di prova importante, però se tu vedi ci sono state anche tante soluzioni al limite dell'area dove abbiamo voluto o aspettare o cercare, invece che noi alla fine abbiamo preso un gol da 30 metri, cioè, quindi sono d'accordo su quello che hai detto. E poi un'ultima cosa per quanto mi riguarda, volevo un giudizio su Brignola, cosa si aspetta da lui visto che domani per lui sarà comunque una partita importante perché ritrova il Benevento. Ma io mi aspetto, ti ripeto, io mi aspetto da questi, noi abbiamo fatto una scelta che riguarda Brignola, nella domanda specifica, e anche altri calciatori che l'anno scorso per un motivo o per l'altro hanno avuto poche possibilità. Quindi noi puntiamo sull'orgoglio di questi ragazzi di voler dimostrare che casomai dove erano non hanno trovato, non so i motivi, spazio, quindi un motivo di orgoglio per dimostrare. Ecco, penso che la parola giusta sia in questi dimostrare. Poi da Brignola mi aspetto, è un giocatore insieme a D'Urso, insieme a Florenzi, insieme a Nasti, insieme a chi, a Prestiani, insieme a chi può giostrare tra le linee, che ci deve determinare. Che determinare non significa in quantità di gol o assist, in quantità di gioco. Però sappiamo che sono quei giocatori che sono i nostri registi offensivi, sono quelli che ci fanno girare la squadra. È normale che man mano acquistano condizione, brillantezza e lucidità, possono diventare un problema per le difese avversarie. Chiudiamo con Martina Milia. Salve mister, buongiorno. Innanzitutto in bocca al lupo per questo nuovo esordio in rosso-blu. Con lei volevo parlare di un altro reparto molto importante, che è quello dei portieri. Più nello specifico di un giovane, tra l'altro fresco di rinnovo, che tanto ha fatto bene l'anno scorso, seppur con qualche difficoltà, e cioè Matosevic. Come lo ha visto in questa preparazione e quali prospettive ha su di lui? Grazie. Ma io quando sono arrivato, penso che in questi 20 giorni abbiamo visto un Matosevic diverso, un Voca diverso, un Vallocchia diverso, quindi la cosa, ma anche un Rigione, cioè, ci sono dei segnali che mi fanno ben sperare. All'inizio del ritiro si è meritato, poi visto abbiamo avuto anche il rinnovo del contratto, si è meritato con quello che sta facendo sul campo, però siamo solo all'inizio. Tutti sanno che devono migliorare, ma anche perché
io gli ho sempre detto che per loro è anche una gara, il tenersi il posto è una gara e loro sono in competizione, quindi sbagliare il meno possibile per tenersi stretto quello che si stanno guadagnando. Penso che sia la linea di condotta migliore da tenere non con Matosevic ma con tutti. Poi mi ritengo un allenatore che premia chi lavora e chi dimostra, quindi è la soluzione più semplice di gestione nei confronti di tutti. Grazie al mister, grazie a tutti voi, appuntamento alle prossime conferenze stampa. Ci vediamo.